Giulia Delellis al GF VIP, la frecciatina di Tina Cipollari. Grande Fratello VIP, Giulia Delellis, il post di Tina Cipollari. È appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E la trasmissione è stata interamente dedicata alla travagliata vita amorosa di Gemma Galgani. In questa occasione Tina Cipollari ha attaccato furiosamente quest'ultima, lasciando numerosi telespettatori senza parole. Ma l'opinionista del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi non ha fatto molto parlare in queste ore sui social solo per questo. Il motivo? Andando nel particolare, la donna ha scritto un post su Instagram, che ha fatto pensare immediatamente a una frecciatina a Giulia Delellis. In pratica, come riportato dal blog Il Vicolo dell'Enefs.it, Tina ha commentato un post di una fanpage sul noto social network fotografico, che ha chiesto ai suoi supporter, Giulietta vi sta piacendo? A quel punto ecco arrivare il commento della Cipollari. Tutta la vita a Bossari. Punto. Una dichiarazione che non ha lasciato molti dubbi. Il preferito di Tina Cipollari al GF VIP è senza ombra di dubbio il conduttore di Mistero. Giulia Delellis al GF VIP, la rivelazione di Tina Cipollari su social. Giulia Delellis, oltre ad aver fatto molto parlare in queste ore per via della frecciatina sui social di Tina Cipollari, è stata anche al centro di una furiosa polemica in questi ultimi giorni per via di sue alcune dichiarazioni al Grande Fratello VIP sugli omosessuali. Che ha detto? Circa una settimana fa ha rivelato che i figli dei gay avrebbero diverse possibilità di diventare omosessuali. Ma non è finita qua perché qualche giorno dopo ha anche dichiarato senza tanti peli sulla lingua di non gradire condividere una sigaretta o un bicchiere di birra con gli sconosciuti perché potrebbero rivelarsi o gay oppure tossicodipendenti. Parole molto gravi quelle pronunciate dalla ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che hanno suscitato una vera e propria sollevazione popolare. Motivo per cui anche Barbara D'Urso ne ha parlato nelle sue trasmissioni, puntando il dito proprio contro la sua ex opinionista. Tuttavia non è stata nemmeno l'unica a fare determinate uscite poco felici nei confronti dei gay. Infatti, anche Predolin è finito nella bufera per alcune esternazioni contro il noto cantautore Cristiano Malgioglio. Ma non sono stati gli unici ad aver catalizzato l'attenzione dei telespettatori visto che anche alcuni atteggiamenti di Jeremias non sono piaciuti affatto. Insomma, nonostante il reality show condotto da Ilaria Blasi sia iniziato da poco più di due settimane, pare davvero che alcuni concorrenti abbiano già creato diverse polemiche. Verranno presi dei provvedimenti?